Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle carissimi. Questa domenica la Chiesa celebra il battesimo del Signore. Possiamo dire che il vertice, il culmine di questo tempo di Natale è un prolungamento, quasi una continuazione dell'Epifania del Signore. E anche questa una Epifania, una manifestazione particolare del Signore, anzi della Santissima Trinità che è presente, ecco, sulle rive del Giordano. Oggi Gesù, ecco, si mescola alla folla dei peccatori che accorrono a ricevere il battesimo da Giovanni il Battista. Con questo gesto Gesù solidarizza con noi, con l'umanità, e inizia la sua missione con cui si carica dei nostri peccati, che poi espierà sulla croce. Lui l'innocente, lui che non ha bisogno di conversione, ecco, lo fa per sentirsi unito, per manifestare la sua vicinanza ad ogni uomo e soprattutto per dare speranza a chi è nel peccato, nel male, di poter risorgere. Ecco, il battesimo del Signore in qualche modo è la sua investitura solenne per la missione. Gesù inizia la sua missione a partire dal battesimo. Ecco, riceve il battesimo da Giovanni, si immerge nelle acque del Giordano e nell'emergere dalle acque si ode la voce del Padre che dice: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in cui ho posto la mia compiacenza». Ecco, allo stesso tempo i cieli si squarciano e scende dal cielo, ecco, lo Spirito Santo in forma corporea, in forma di colomba, con la quale, ecco, Gesù, e discende su Gesù, quindi viene consacrato, unto di Spirito Santo per la sua missione. È l'inizio, infatti, della missione di Gesù, quella missione di annunciare, di testimoniare il Regno di Dio e di portare la salvezza a tutti gli uomini. Immergendosi nelle acque del Giordano, Gesù consacra anche le acque, quelle acque con le quali noi siamo battezzati e nelle quali noi diventiamo, in virtù dello Spirito Santo, figli adottivi di Dio. Il battesimo del Signore deve invitarci oggi a una riflessione, soprattutto a ringraziare il Signore per il dono del battesimo, con il quale siamo diventati figli di Dio, membra vive della Chiesa, del corpo di Cristo che è la Chiesa, e partecipi, ecco, della missione del Signore, partecipi del Cristo profeta, sacerdote e re, e quindi di quella missione di annunziare, di testimoniare il Regno dei Cieli in mezzo al mondo. Ecco, è il giorno in cui dovremmo ognuno di noi rinnovare i nostri impegni battesimali, quegli impegni che forse promesse battesimali che un giorno sono stati i nostri genitori, i nostri padrini a fare al posto nostro e che oggi dobbiamo far nostre e per poterle vivere in modo convinto e personale. Il battesimo è il dono più grande che abbiamo ricevuto e dovremmo ringraziarne continuamente il Signore. Si dice che Padre Pio spesso piangesse, ecco, qualcuno gli ha chiesto: «Padre, perché piange?». Padre Pio ebbe a dire: «Perché fino all'età, credo, di 7 anni, non ho mai ringraziato il Signore per il dono del battesimo». Padre Pio ringraziava difatti il Signore continuamente per questo dono, ecco, che ci rende figli di Dio, che ci, ecco, chiama alla santità e che ci dona come destino ultimo la vita eterna, la vita stessa di Dio, che noi già condividiamo su questa terra in virtù del battesimo e dell'Eucaristia. Ecco che questo giorno in cui si rivela, si manifesta il Signore, Epifania della Trinità, possiamo anche noi rinnovarci spiritualmente per vivere con maggiore coerenza e con maggiore fedeltà e generosità gli impegni battesimali
e così rendere testimonianza del Dio amore in mezzo agli altri uomini, in mezzo laddove il Signore ci ha chiamato a vivere e a testimoniarlo. Pace e bene a tutti.